Siamo abbastanza soddisfatti per l'avviso che ci è arrivato l'assessore dalla famiglia. In pratica è stato accettato alla seconda finestra il progetto Playground. Come ben sapete, questo progetto non era stato reso ammissibile perché i computer si erano bloccati giusto nell'ultima fase, quindi soltanto per 3, 4, 5 secondi l'assessore dalla famiglia non aveva ammesso questo grande progetto di circa 600.000 euro. È importante che l'assessorato della famiglia si sia ricreduto dopo che l'amministrazione è stata costantemente a contatto con i vertici di questo assessorato e nella seconda fase il progetto è stato ammesso. Questo significa che tra un paio di mesi ci sarà il decreto di finanziamento e quindi sarà possibile procedere a costruire, a realizzare un policampo sportivo in Via Rolanda che, dove ci sarà all'interno il basket, si farà basket e volley ed altre discipline sotto un tendo struttura. È un'attività importante per i nostri cittadini, a parte che andiamo a bonificare un'area che si trova appunto nella Via Rolanda, ma diamo anche la possibilità ai giovani di praticare e continuare ad avviare lo sport in questa città. E quindi le sterili polemiche che si sono fatte su questa amministrazione che non riesce a programmare i progetti e così via, ritengo che devono essere mandate al mittente. Noi siamo sempre attenti alle esigenze dei cittadini. Altresì aspettiamo adesso, in base al secondo sportello che si è aperto, la programmazione e quindi l'accettazione del progetto di 3.200.000 euro che riguarda appunto l'edilizia scolastica per la scuola media di Via Rolanda. Siamo fiduciosi che questo venga accettato da parte del MIUR e aspettiamo notizie in tal senso.